Ciao ragazzi, nel quinto episodio del podcast dedicato al processo per l'omicidio del tenente colonnello dei Carabinieri Giuseppe Russo, vi farò ascoltare l'interrogatorio fatto al collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo, detto Asparino. Il presidente della corte era il giudice Ignazio Lamantia. Il tenente colonnello dei Carabinieri Giuseppe Russo venne ucciso mentre era in vacanza nella contrada di Figuzza, che è una frazione del paese di Corleone, il 20 agosto del 1977. Quel giorno insieme a lui venne ucciso anche il suo amico, il professore Filippo Costa. Gaspare Mutolo è uno dei più importanti collaboratori di giustizia. Faceva parte della famiglia mafiosa di Partana Mondello ed era un soldato fidato del potente boss palermitano Rosario Riccobono. Gaspare Mutolo era un killer con il fiuto degli affari. Infatti, verso la fine degli anni 70, mise in piedi un grosso traffico di droga tra la Sicilia e l'Asia. Gaspare Mutolo ha iniziato a collaborare con la giustizia agli inizi del 1992. Vi ricordo che la registrazione audio l'ho presa dal sito di Radio Radicale e fa parte dell'archivio storico di Radio Radicale. Ora vi auguro un buon ascolto. Allora, sentiamo Mutolo. Vediamo, facciamo entrare Mutolo così liberiamo. Si accomodi, Mutolo. Ed allora, lei è Mutolo Gaspare, nato in Palermo il 5-2 del 1940. Senta, Mutolo, lei è stato già sentito. Noi siamo la Corte di Assise di Palermo. Io e il collega la rappresentiamo anche per quanto concerne i giudici popolari. Noi ci occupiamo questa volta dell'uccisione del tenente colonnello dei Carabinieri Russo Giuseppe e dell'insegnante Costa Filippo. Lei, in ordine a questo episodio, dal collega è stato già sentito in quest'aula, non so se se lo ricordo, sì. In data 10 dicembre dell'anno 1992. Adesso è stato nuovamente citato a richiesta del Pubblico Ministero perché dovrebbe dare alcuni chiarimenti. Come lei sa, perché lei di solito in questi processi viene sentito come imputato di reato collegato. Quindi se vuole può anche non rispondere alle domande che le vorremmo fare. Lei intende rispondere? Sì, signore, sì. Intendo rispondere. Allora, la senza l'avvocato. Allora, senta, Mutolo, lei l'altra volta, esattamente come le ho detto poc'anzi, in data 10 dicembre del 92, a seguito di domande poste dal collega e dal pubblico ministero, ha riferito ampiamente in ordine a questi fatti. Ha parlato degli esecutori materiali che secondo lei si identificherebbero in Bagarella e Scarpa. Ha parlato anche della famiglia mafiosa di Corleone, famiglia intesa in senso stretto, non inteso in senso lato. Ha parlato anche delle persone che componevano questa famiglia. Ora, lei conferma tutto, sì, quello, signora. Che conferma tutto quello che ha dichiarato. E mi dica una cosa, per quanto concerne Scarpa, Greco Giuseppe Scarpa, sì, che cosa può dirci lei? È stato eliminato, è vivo, no, vediamo no, lei che cosa. Lui è stato eliminato intorno all'84-85, insomma, il giorno preciso, non lo so, io l'ho saputo quando sono rientrato, diciamo, a Trapani, che eravamo tutti sparsi mentre c'era l'istruttore del massi processo, e ci hanno portato, diciamo, metà a Palermo e metà a Trapani. Io, siccome conoscevo a Scarpa, insomma, a questo Greco Giuseppe da tantissimo tempo, dagli anni 70, quindi, e io avevo dei problemi miei personali perché avevo discorsi che non avevo alcune società, alcune imprese in cui che l'avevo mandato a dire a personaggi della mia famiglia, però non avevo avuto risposta. E il primo sentore, cioè la prima conferma che io ho avuto che Greco era morto, è stato mentre io mi trovo a Trapani e parlando così con un certo Vittorio Mangono,
di come io mi sentivo, diciamo, trattato, che non capivo il motivo perché non mi davano quello che io avevo, alcune società. Il Mangano mi dice, aspetta, dice, che ora, dice, come annadico, dice, o Skype, dice, e vediamo che se può fare qualche cosa lui. Però passando un 15 giorni, 20 giorni, e questa notizia non arriva, io mi rinformo con questo, diciamo, Mangano, ci disse, ma questo, insomma, dato che lui mi aveva detto che era in condizione di vederlo, insomma. E stranamente lui mi dice, ma dice, l'ho mandato a dire, dice, ma non mi hanno dato risposta. Dopo io, che lui mi dà questa risposta che mi lascia dubbioso, mentre sono al passeggio che passeggiamo con un certo Leggio Giuseppe e con un certo Montalto Salvatore, così ci dico, ma, e ci racconto i miei che disappunto, ma tenga presente che queste sono persone che io conoscevo a Leggio fin dagli anni 60, a Montalto dagli anni 70. In Montalto Salvatore, Montalto, Montalto Salvatore, insomma, ironicamente mi pare che, come dice, non l'hai avuto la risposta, insomma, a tipo che vuole prendere in giro, insomma, dice, vabbè, dice, sa quando ta manno, insomma, battute, insomma, che noi capiamo. Il Leggio invece, che era molto amico mio e molto più serio, insomma, nel comportamento, insomma, tace, non è... Ma comunque, dopo io a Palermo, quando è incominciato il massi processo e ritorniamo a Palermo, io e viene l'arresto di Puccio Vincenzo, no? E già si era sentito qualche cosa, che era morto, che lo dava per partito perché c'era un po' di confusione, insomma, ma non si sapeva con certezza niente. Quando entra invece il Puccio Vincenzo, si vede subito questo atteggiamento del Puccio Vincenzo, che subito si mette a parlare con i capi mandamenti che noi tutti conoscevamo chi erano, Pippo Calò, Geraci, Montalto, Brusca, Madonia, insomma. Quindi noi capiamo subito, insomma, io con Puccio Vincenzo, che passavo anche con lui una amicizia, insomma, da molto tempo, ci faccio gli auguri, ci disse, ah, auguri, ti vedo, ci disse, ma sentite qua, Greco, e mi racconta che Greco, per i contrasti che erano nati con Corrina, perché questo ragazzo, diciamo, anche se giovane, però era trainante, diciamo, in Cosa Nostra, che si sapeva che era una persona di azione, insomma, e quindi per un certo periodo Irina se ne servì, perché se l'aveva cresciuto lui, diciamo così, insomma. Però dopo arriva a un certo punto che questo Greco diventa ingombrante, e Puccio mi dice completamente che viene eliminato con ordine, diciamo, della commissione, ma principalmente di Salvatore Rina, perché questo non andava più nelle riunioni, faceva alcune cose senza avvisare più a nessuno, insomma. E quindi Irina pensava che questo poteva avere, insomma, diciamo, quella chance di creare una forza, diciamo, tra palermitani, diciamo, e gruppo di Corleone. E mi dicono che era stato eliminato, insomma, che ci avevano sparato in testa mentre stava facendo il caffè, ma che il corpo è stato sotterrato, cioè non è, insomma, che hanno trovato il corpo. Gliel'hanno detto chi materialmente aveva... Sì, materialmente l'ha ucciso sia questo, diciamo, Puccio con il Lucchese Giuseppe, ha partecipato pure, anche se era rimasto fuori, un certo La Rosa e un certo Mannoia Agostino, tanto che ci sono state dei strascichi in cui questo Agostino per alcuni periodi ha avuto timore perché non capiva, essendo giovane. Però il Puccio mi spiegava che purtroppo era una decisione che aveva preso Totorrina, perché vedeva in lui un rivale, e l'unico che non lo sapeva di questa decisione era la famiglia, diciamo, dei Presti Filippi Mare, perché loro erano amici, insomma, cresciuti sempre da bambini, insomma, assieme, insomma. Quindi lei ha saputo che il suo scarto è stato eliminato. Sì, sì, per è i stato motivi. Eliminato, sì. Ma infatti c'è stato anche una cosa che hanno notato anche quelli che non avevano tanti rapporti stretti, che Cucuzza Salvatore, che era molto amico, diciamo, di questo Scarpa,
dopo che è venuto, diciamo, Vincenzo Puccio, questo Cucuzza Salvatore per un certo periodo non è sceso più a passeggio e si è fatto crescere la barba lunga in segno di lutto, diciamo, che ci dispiaceva, tanto che Pippo Calò, preoccupandosi se questo parlava, ha preso a un uomo suo, a un certo di Giacomo Giovanni, detto il lungo, e ce l'ha messo in cella per vedere gli umori, insomma, che poteva avere questo Cucuzza Salvatore. Però il discorso dopo è diventato, diciamo, tranquillo, che era stato eliminato, perché si vedeva l'atteggiamento del Puccio, probabilmente, insomma, cioè non a me, che me lo disse anche personaggi più lontano, diciamo, che non avevano questa amicizia, però capivano che il Puccio era là, insomma, sempre che parlava, insomma, era uno che parlava, gesticolava, insomma, si dava delle aree, insomma, tanto che dopo anche lui che viene eliminato, perché all'ardire, diciamo, di volesse mentire contro Arrina, quando vede dopo che le cose non vanno più per come lui si immaginava. Vabbè, ora passiamo ad altro. Lei, là, quando è stato sentito la prima volta, qui dal collega, proprio in questa, l'ha detto, però vorremmo che lei lo precisasse. Sì, sì. Della famiglia di Corleone, quando dico famiglia mi riferisco alla famiglia mafiosa, proprio di Corleone, sì, sì. Oltre a Rina, chi facevano parte? Guardi, siccome, insomma, sono poco... Cioè, scusi, io mi riferisco alla famiglia in senso stretto, non ai corleonesi che poi erano... La famiglia di Corleone, quelli che ho conosciuto io è stato Luciano Liggio, Bernardo Provenzano, Rina Salvatore, e Leggio Giuseppe, il fratello, quello che a Bologna... Leo Luca, insomma, però che è messo fuori famiglia perché questo se ne andò, io l'ho specificato in un verbale che si era messo in contrasto con Liggio, questo si è preso tutta la famiglia e se ne andò a medicina. Jacopo Corrimi, Rina, lo zio di Totuccio Rina, dopo c'era un certo Mancuso, parente di Leggio Giuseppe, che c'ha una sorella. Dopo ho conosciuto nel tempo un certo Crisafe, Carmelo Crisafe, che ho sentito che il padre era anche componente della famiglia di Corleone. Insomma, altri non ne... No, ma non ha menzionato uno che notoriamente fa parte di quella famiglia, il cognato di Rina, Bagarella. Bagarella. Vabbè, insomma, siccome lo deve dire lei, è Bagarella. E senta, mi dica, fermiamo un attimo la nostra attenzione su Provenzano. Sì. Su Provenzano Bernardo, lei ha detto poc'anzi di averlo conosciuto. Sì, l'ha conosciuto personalmente? Personalmente, sì signora. E l'ultima volta che l'ha visto? Guardi, l'ultima volta che l'ho visto è stato nel periodo in cui mi hanno arrestato, insomma nel 76, insomma a principio 76, perché lui era molto intimo allora di come si chiama, di Pietro Marchese, di Filippo Marchese, insomma, di Ganci, di Anselmo, insomma, di queste famiglie, diciamo, e li vedevo io spesso perché anche noi eravamo amici, insomma, e lo vedevo là, dei Madonia, insomma, una volta addirittura che l'ho incontrato anche all'Enel, che stando a fare di, diciamo, un contatto di lui, che sia lui che io, insomma, ci siamo incontrati là, insomma, però... Ne ho sentito parlare sempre come una persona, insomma, che... E ci dica una cosa, in seno alla famiglia mafiosa di Corleone, che posizione occupava? Occupa? Io la posizione, se lei, così insomma, io nei primi verbali che faccio, io ne parlo di Provenzano Bernardo. Momentino, Mutolo. Siccome lei l'avrà forse detto tante volte, però signore, i processi sono diversi. Sì, signore, ognuno di noi facciamo... Cioè, io lo conosco a Provenzano, cioè non come una persona normale, per come poteva essere allora il Bagarella o il Pinoleggio o qualche altra persona. Cioè, il Provenzano era, diciamo, uguale a Salvatore Rina. Cioè, Liggio aveva, diciamo, questi due sostituti, che in mancanza di Luciano Leggio, quando lui era latitante che stava a Napoli
o a Milano, insomma, uno si poteva rivolgere sia a Rina che a Provenzano. Al Provenzano. Anzi, ci fu un periodo che addirittura il Luciano Ligio aveva tolto di mezzo a Rina Salvatore, perché c'è poi che Rina Salvatore aveva sempre la voglia di mettersi intorno, a farsi dare a disposizione persone di altre famiglie con la scusa che era latitante, e per un certo periodo, insomma, il Provenzano era, diciamo, quello completamente che rappresentava, diciamo, la linea, insomma, corleonese, insomma. Quindi era, diciamo, alla pari con alla lì. Pari di Salvatore Rina, alla sì, pari, signora. E mi dica una cosa, lei quando è che è stato arrestato? Io sono stato arrestato nel... Cioè, da quanto tempo è lei in carcere? Senta, a me mi hanno arrestato, diciamo, nel 76, maggio 76. Io sono stato da maggio 76 fino nell'81. Ho incominciato, diciamo, a uscire di nuovo, diciamo, in permesso e in semilibertà, perché non è... Cioè, i periodi liberi proprio che sono stati mesi, però io dal 76 al 5 febbraio completamente del 1981, mi ricordo perché è la mia data, insomma, e si può controllare, io ho avuto il primo permesso perché c'era mia mamma che stava male, e dal febbraio del 1981 io ho messo a avere, diciamo, permessi, dopo mi hanno dato la semilibertà e dopo la condizionale, e mi hanno riarrestato nel giugno, il 17 giugno del 1982, subito dopo la strage di Perlito, perché ci fu questa strage, diciamo. E ci dica, durante i permessi oppure durante il periodo della semilibertà, cioè durante il periodo nell'81, dall'81 all'82, durante il periodo in cui lei è stato fuori, ha avuto modo di incontrare? No, io non ho avuto più modo di incontrare al Provenzano, io non mi ricordo di averlo visto, ho visto a Rina, però a lui, insomma, che non l'ho visto, però sentivo parlare che lui, insomma, era... Ecco, siccome tra il carattere del Provenzano e del Rina sono due caratteri completamente diversi, diciamo, sono tutti e due un pochettino riservati, nel senso, cioè, hanno un carattere serio, però mentre il Rina, per la politica, per la sua personalità, doveva essere in contatto per forza con tutto l'ambiente mafioso, perché doveva controllare tutto e vigilare su tutto, il Provenzano era un tipo, diciamo, più modesto, più, cioè, non aggressivo come, cioè, apparentemente era ancora più riservato del Salvatore Rina, però si sapeva che, insomma, erano in buoni rapporti, insomma. Va bene, e allora, prima di passare al pubblico ministero, e Bagarella, in seno alla famiglia di Corleonesi? Che... Guardi, il Bagarella, io mentre sono in galera, prima di uscire, diciamo, nell'81, e siamo noi assieme che c'è il massiprocesso, anzi, dopo, mentre c'è il massiprocesso, io sento che a Bagarella lo fanno capofamiglia, diciamo, di Corleone, tanto diciamo che è stata la prima volta che pubblicamente hanno fatto sentire che Ligio Luciano non aveva più, diciamo, nessun potere in seno alla famiglia, e che avevano fatto al Bagarella, diciamo, a Leo Luca Bagarella, insomma, ma capofamiglia. Io con Luca Bagarella ci sono stato periodi, insomma, in galera, insomma, lunghissimi, eravamo amici, insomma. E quindi questo quando è avvenuto, la nomina, diciamo, ufficiale? Ufficiale, lui è verso l'86, mentre siamo a Palermo, tutti a Palermo, che c'erano dei discorsi, si è sentito ufficialmente che Bagarella, insomma, era diventato, diciamo, capofamiglia di... E prima dell'86 che ruolo aveva? No, era un uomo d'onore, insomma, si sapeva che era un killer, perché lui, io me lo ricordo fin dal 74, 73, 74, a parte che l'ho conosciuto io prima ancora nel 65, 66, quando eravamo in galera, quando è successo l'omicidio del maresciallo Surino a San Lorenzo, che ci sono stati discorsi un pochettino con Sarro Riccobono e con un certo Giacalone, che era il capofamiglia di San Lorenzo,
in cui, insomma, con la macchina che avevano ucciso al maresciallo Surino l'avevano buttato, diciamo, al villaggio Ruffino. E quindi il Riccobono si lamenta di questo fatto, e quindi noi fin da allora si sapeva che il Bagarella era uno che sparava, ma addirittura, insomma, negli anni a seguire era uno, insomma, che si sapeva che con le compagnie che camminava, insomma, erano quelli che completamente compivano gli omicidi, il gruppo di fuoco che aveva, diciamo, Salvatore Rina era, principalmente era il Bagarella, perché sono cognati. E... Va bene, e allora, pubblico ministero, qualche altra domanda? Sì, io vorrei chiedere qualche cosa. Intanto non ricordo se la volta precedente ci aveva precisato la data del suo ingresso formale in Cosa Nostra, lo può rifare adesso? Nel 73. Quindi è dal 73 che le fa parte dell'associazione mafiosa Cosa Nostra. Lei sa che questo omicidio del tenente colonnello dei carabinieri Russo è avvenuto a Ficuzza e perciò nel territorio rientrante nella famiglia mafiosa di Corleone. Le voglio chiedere che cosa significa, in base alla sua esperienza in seno a tale associazione criminale, questo fatto. In particolare, ecco, se vorrei sapere se il fatto che un omicidio, per di più un omicidio di un personaggio di rilievo che avviene in un determinato territorio, possa avvenire senza che ciò sia stato deciso o comunque conosciuto dal rappresentante o dai rappresentanti della famiglia. Guardi, un omicidio, diciamo, anche se non è importante, però viene fatto nel territorio. Lo deve sapere il capofamiglia, il capomandamento e tutti gli uomini d'onore che fanno parte della famiglia. Ma nello specifico del tenente colonnello Russo, cioè, siccome era una personalità importante il colonnello Russo e c'erano personaggi della commissione che non erano d'accordo, cioè questo è quello che si è vocificato subito dopo a discorso dell'omicidio. Cioè, l'hanno fatto a Corleone in modo che, cioè, a Ficuzza, perché è il territorio che appartiene a Corleone e quindi non potevano intercedere altri personaggi che non erano d'accordo, cioè, né dire questo è territorio mio e lo faccio io. Però questo si è fatto che tutti i membri della famiglia di sangue, cioè non di sangue, cioè la famiglia intrinseca di Corleone, lo dovevano sapere, cioè è impensabile pensare che non lo sapevano, insomma, qualcuno c'era che non lo poteva sapere, è assurdo proprio. Cioè, praticamente, continuando il discorso del pubblico ministero, è impensabile che i componenti di altre famiglie sarebbero andati a fare questo omicidio? No, non esiste. I componenti, cioè, c'è stato, diciamo, almeno un componente che si dà certo per Greco, Giuseppe, diciamo, che ha partecipato, sicuramente c'erano altri personaggi, però i loro rappresentanti lo sapevano, ma comunque la responsabilità, loro che l'hanno voluto fare cadere sopra alla famiglia di Corleone, appunto perché c'era, diciamo, questo disguido, diciamo, in seno in commissione, che Stefano Bontade con il gruppo di corrente di Gaetano Badalamente non ritenevano più opportuno, non volevano che questo omicidio si facesse perché in fondo era, cioè, creare dei polveroni, però loro l'hanno fatto a Corleone, perché, cioè, nel territorio di Corleone, perché nessuno che si poteva né offendere né intercedere, insomma, dire ma che aveva fatto. E mi ricordo perfettamente che subito dopo, insomma, e negli anni a seguire, tutte le volte che si parlava di questo discorso, va bene, ma io ripeto, si è saputo subito che addirittura loro l'hanno fatto, diciamo, a Ficuzza, aspettando che lui andava a Ficuzza, ma addirittura dicendo che quelle persone che cercavano di sapere chi aveva ucciso, diciamo, a queste persone, cioè se altre persone erano coinvolte oltre ai corleonesi, Arrina, Provenzano, Bagarella ed altri,
Loro dicevano che chi si interessava per sapere queste cose erano degli sbirri, va bene, e addirittura che Totò Riina aveva detto chi vuole uccidere un poliziotto, una persona dello Stato, non c'è bisogno che chiede a nessuno permesso, in qualsiasi momento si può fare, perché loro dovevano giustificare che per uccidere a una persona che dello Stato c'era un motivo ben preciso e quindi altre persone non si dovevano immischiare. Aveva già detto anche l'altra volta questo, ma comunque... Sì, evidentemente l'ha voluto ribadire. Ripetita, Juvan. Lei ha detto prima, hanno aspettato che il colonnello Russo andasse a Figuzza. Perché cosa sa lei? Sa dove abitava stabilmente il colonnello Russo? Guarda, il colonnello si sapeva che abitava a Palermo, dove io non lo so perché non lo sapevo. Però, mentre Palermo, cioè... viene ucciso un personaggio e quindi Palermo è una città grande, cioè, ora magari si sa che il territorio è che deve essere informato il capomandamento o la commissione, ma allora non è che si sapeva queste cose per le forze di polizia, quindi ci poteva essere una ripercussione su tutta Palermo, però loro si sono assunti, diciamo, questa responsabilità a dire noi ce lo facciamo a casa nostra. Rischiamo le ripercussioni, però c'era sempre un fattore che questi sono sempre, questi personaggi sono presenti, io l'ho detto sempre, queste persone che sono stati sempre latitanti, anche se non hanno avuto mai mandati di cattura, queste persone hanno fatto sempre una vita di latitante, quindi non è che ci interessava se le forze di polizia cercavano, però loro hanno voluto dire il territorio è nostro, e noi lo facciamo noi qua, ci assumiamo le responsabilità nostre, ecco, questo io intendo dire, che lo potevano fare a Palermo, non poteva cadere, diciamo, la responsabilità da parte della polizia a dire Totò Riina o Ligio o Provenzano o Bagarelli, ma loro l'hanno fatto perché sono stati costretti, perché insomma se lo facevano a Palermo e se non stavano attento dove farlo, potevano avere delle conseguenze, perché ancora in quel periodo, cioè Totò Riina non ha quella maggioranza in commissione o quasi tutti i territori sono quasi tutti i suoi alleati, c'è ancora, diciamo, quella suddivisione tra le correnti di Stefano Bontade e Gaetano Badalamenti, e quindi lui deve stare attento. Io non so ora dove il colonnello Russo abitava, ma certamente per non farlo a Palermo non abitava in qualche territorio, insomma, di qualche famiglia proprio. Esatto. Lei ha riferito che tra gli esecutori materiali di tale omicidio si è saputo subito, nell'immediatezza del fatto, nell'ambiente di Cosa Nostra, che vi sono stati Bagarella, Leo Luca e Pino Greco Scarpa. E cioè due uomini d'onore appartenenti a due distinte famiglie mafiose. Ora io le chiedo, sempre basandomi sulle regole di esperienza dovute alla sua appartenenza da lungo tempo all'associazione mafiosa, per lungo tempo, all'associazione mafiosa Cosa Nostra, se il rappresentante di una famiglia della quale fa parte uno degli autori di un omicidio può non esserne preventivamente a conoscenza. E con ciò mi riferisco in particolare a Pino Greco Scarpa, che appartiene a famiglia diversa da quella di Corleone. Senti, questo non è possibile, che un membro di una famiglia, diciamo, fa un omicidio con personaggi di altre famiglie in un territorio diverso del suo e non lo sa il capomandamento. Però su questo io desidero fare una precisazione. Cioè, quando lei dice, non lo sa il suo capo comandamento. No, no, ma è una regola, cioè fissa, non è insomma che un altro personaggio, insomma. Però in quel periodo non è che si diede la colpa che Michele Greco potesse sapere che il Greco avrebbe andato insieme al Bagarella a commettere questo omicidio, perché noi sapevamo, cioè,
che dopo però abbiamo scoperto che non era così, va bene, che il Greco Giuseppe, essendo molto amico di Rina e di Provenzano e di Luca e Bagarella, questi se ne fregava dello zio, del padre, di tutti, insomma. Quindi c'è stata, diciamo, questa considerazione, allora, che questo Greco, va bene, non dicendoci niente, allo zio, insomma, andò a... Però dopo si è capito che con la politica che ha fatto Michele Greco, il Michele Greco era stato sempre un alleato, va bene, diciamo, un succubi di Salvatore Riina, che non è, insomma, che non poteva sapere niente quello che faceva suo nipote, insomma, e quindi, insomma... Anche il Greco, insomma, certamente sapeva, insomma, che lui, insomma, che il Greco, Giuseppe, era andato a fare questo omicidio. Però noi allora davamo la giustificazione che questo Greco, perché era un po' di cose che loro, questo atteggiamento l'avevano fatto capire loro, appunto per giustificare, diciamo, questo atteggiamento del Greco Scarpa, va bene, che era sempre un po' per come erano i figli del cancelliere Raffaele, che Totò Scaglione si lamentava che a volte stavano 15-20 giorni senza Totò Scaglione avere notizie, perché se ne andavano con Salvatore Riina. Però mentre Totò Scaglione, ad esempio, che non sapeva effettivamente quello che facevano i figli di Ganci oppure di Anselmo, il Greco invece lo sapeva, perché dopo si è scoperto, insomma, che il Greco, insomma, era sempre uno della corrente terrina, perché aveva paura, insomma, era felice di avere quel ruolo, diciamo, di coordinatore, insomma, le prospettive in quel periodo erano già, perché mentre noi non sapevamo niente dell'alta corrente, certamente della corrente di Salvatore Riina già avevano i programmi. Infatti di là a un anno viene cambiato quasi tutta la commissione, insomma, e prende Salvatore Riina, insomma, possesso assoluto. Quindi era una cosa già che Salvatore Riina ci andava lavorando piano piano, piano piano. Una cosa programmata. Una cosa programmata. Signor Mutolo, lei ha parlato prima di Vincenzo Puccio, quindi lo ha conosciuto. Di quale famiglia mafiosa faceva parte? Chi era il rappresentante all'epoca dei fatti? Guardi, Vincenzo Puccio era... In quel periodo era, diciamo, della famiglia di Ciaculli. Dopo il Puccio, dopo, diciamo, la messa, diciamo, l'accantonamento di Michele Greco e la morte di Scarpa, diventò, diciamo, lui capomandamento della famiglia di Ciaculli. Perciò al momento in cui è stato ucciso il colonnello Russo, siamo nel 77, il rappresentante della famiglia di Ciaculli era Michele Greco? Michele Greco, sì signore. Vabbè. Un'altra cosa, lei ha già riferito la volta precedente circa l'interesse di Cosa Nostra ed in particolare di alcune famiglie mafiose, tutte rientranti, diciamo, nell'area dei Corleonesi, ai lavori che a quel tempo si stavano eseguendo per la costruzione della diga Garcia. E ha riferito in particolare di un tale Lamberti Salvatore di Borgetto, che era detenuto insieme a lei e che l'aveva invitata ad acquistare una macchina escavatrice per lavorare e così poter guadagnare qualcosa. E io intanto vorrei sapere se Lamberti Salvatore era uomo d'onore. Sì, Lamberti Salvatore è un uomo d'onore della famiglia di Borgetto, molto, molto amico di Erasmo Valenza, insomma... Un uomo molto influente, cioè era, io lo conosco pure da moltissimo tempo, insomma, è stato sempre uno inserito molto serio, insomma, si vedono le persone che hanno un certo peso, molto amico allora di Gaetano Badalamenti, ma dopo ovviamente sono passati con la linea, insomma, di Salvatore Riina, perché o si accodavano o venivano uccisi, insomma. Ricorda qualche altro un attimo, pubblico ministro, scusi un attimo, ma non ce n'è aria condizionata? Vabbè, come dobbiamo stare ancora qui un po', per un po'.
E allora, prego. Ricorda qualche altra circostanza che riguarda questi lavori della diga Garcia? Guardi, qualche episodio, qualche fatto particolare? Io mi ricordo sul discorso della diga Garcia che fece Lambette, probabilmente così parlando di guadagnare soldi, perché allora si parlava del contrabbando. Mi consigliò, dice, ma perché che non ti compri una Caterpillar, una scavatrice? La mente là, dice, guadagnano un sacco di soldi, dice. Dopo, io mi ricordo una serie di omicidi che sono stati, diciamo, compiuti, diciamo, in quel triangolo, diciamo, di questi paesi dove si stava facendo la diga Garcia. E mi ricordo io un particolare molto delicato, cioè che una volta entrò in galera una persona anziana, però si vedeva che questo non era, cioè, almeno apparentemente, una persona mafiosa, diciamo, perché aveva i modi molto gentili, insomma, una persona molto fina. E noi, almeno per me, insomma, attira l'attenzione, perché subito Agostino Coppola, padre Coppola, mi dice che dovevamo stare attento se questo parlava di, diciamo, con qualche brigadiere, se andava in matricola, perché Salvatore Rina l'aveva incaricato, diciamo, a padre Coppola e a qualche altro di là, in cui ci siamo messo a disposizione anche io e qualche altro, però io non ricordo come si chiama questo, però era uno che faceva parte, diciamo, di questo consorzio, di questa diga, insomma, che Irina si preoccupava che se questo poteva dire qualche cosa, insomma, però non so per che cosa era, insomma, imputato questo, però so perché noi più volte con padre Coppola ci andavamo, ci parlevamo, insomma, ci siamo interessati a farlo passare all'infermeria, però apparentemente questo stava tranquillo, pacifico e... E non ha riferito nulla? No, niente, questo insomma, non è... solo un chiarimento, visto che prima ha parlato a proposito del ruolo di Leoluca Bagarella, di una nomina dello stesso a capofamiglia di Corleone, e Rina Salvatore e Bernardo Provenzano con tale ruolo. Guardi, cosa vuole dire? Vogliamo specificare un poco, se si è trattato, secondo quanto lei ha preso, di una nomina formale, di una carica formale, oppure un ruolo particolare che ha assunto di fatto? No, Bagarella ci giunse la notizia e ci abbiamo fatto i complimenti, perché fino allora si sapeva che sempre come capofamiglia era rimasto Luciano Leggio, perché loro, per rispetto, perché i corleonesi hanno una mentalità così, non l'avevano tolto, diciamo, né di capofamiglia e nemmeno intrinsecamente, diciamo, di quello che poteva essere lui come capomandamento o come... Anzi, addirittura una volta volevano fare una legge che quelli condannati all'incarcero non potevano avere i mandamenti, però siccome erano sicuri che l'incarcero non lo faceva nessuno, questa legge spumò. Però diciamo noi che sapevamo sempre che, diciamo, a capofamiglia di Corleone c'era il Luciano Leggio, anche se, cioè, dal 74 in poi, da quando lui viene arrestato, non è, insomma, che lui ha qualche più che decisione, perché è Rina che prende questo comando con il Provenzano. Noi, mentre siamo, diciamo, che c'è il massimo processo, si spalge questa voce, tanto che ci facciamo a tutti gli auguri, insomma, al Bagarella, che lui diventa capofamiglia. Questo forse è stata in relazione, diciamo, perché, non lo so, si è voluto fare capire, che perché il Leggio Luciano, ora che mi dispiace parlare di lui perché è morto e quindi non ne... però aveva un carattere un po' difficile, un pochettino brutto. Siccome io mi ricordo che il Leggio Luciano fece un interrogatorio, insomma, in aula del massimo processo, non lo so, insomma, che cosa disse per Provenzano o per Rina. Può darsi pure, insomma, che Irina
ce l'ha voluto dire, ma state zitto, cioè insomma non parlare niente. Ora insomma ufficialmente faccio sapere agli altri che il capofamiglia c'è mio cugnato. Però questo non è che cambia, diciamo, che il capomandamento doveva essere Bagarella, perché a volte insomma il capofamiglia è capofamiglia, il capomandamento insomma è un altro. È un'altra persona, va bene, grazie. Quindi praticamente ha finito pubblicamente? Sì, 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 sì. Quindi praticamente di fatto non è cambiato nulla, solo non è formalmente. Cambiato, sì. Formalmente sì, signore. Ma anzi io le dico che in quel periodo, diciamo, ci sono delle lamentere, quindi può essere pure che il Rina, il cognato, ci dice a Luca, sei zitto, non è, perché c'è un periodo in cui questi cercano di lamentarsi insieme al cugino, a Pino Leggio che viene scomparso ed altre persone, insomma. Va bene così. E va bene, allora domande penso nessuna, va bene, mutolo, si può accomodare. Grazie della collaborazione.